Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e oggi vorrei illustrarvi delle indicazioni per la definizione della mesh, in particolare per elementi molto snelli, come possono essere piastre o gusci. Effettivamente esistono già degli elementi caratterizzanti, che sono appunto gli elementi shell per definire queste geometrie molto, molto snelle, ma il problema, si può presentare in forme non banali. Ad esempio, consideriamo questo tamponamento per una torre di controllo di un aeroporto in cui vi è sicuramente l'elemento snello dato dal vetrocamera per il tamponamento stesso, ma le intercapedini tra i vetri sono realizzate in silicone strutturale, per cui effettuare una mesh con elementi di tipo shell non ci permette poi di caratterizzare il comportamento complessivo del nostro oggetto, che è fortemente dipendente appunto dall'intercapedine di silicone strutturale, che fa collaborare, rende solidali i due vetri successivi e quindi ne limita fortemente gli spostamenti e anche le tensioni. Da questo modello in particolare vi evidenzio un diagramma di stress che viene tagliato con dei filtri a 0,8 MPa in modo tale da evidenziare la tensione lungo i cordoni di sigillatura. In particolare poi questo è un modello che è stato studiato in simmetria su 5 pannelli e quindi in cui gli ultimi di estremità non sono stati vincolati per caratterizzare certe condizioni operative, e in effetti ci si rende ben conto di quale sia il comportamento quando il vetro è isolato rispetto a quando il vetro invece sia in collaborazione col suo elemento contiguo e quindi con la collaborazione del silicone. Torniamo dunque al nostro esempio per caratterizzare, quindi per renderci pronti a caratterizzare questi elementi fondamentalmente shell con dei brick. Allora, nell'esempio si fa riferimento a tre piastre simili. Quindi intanto vi mostro la mesh. Questa mesh, caratterizzata con elementi da 10, sono stati effettuati tutti e tre gli elementi, quindi hanno una griglia uniforme. Ciò per cui differiscono è il fatto che il primo chiaramente è realizzato con la shell, il secondo con elementi brick, il terzo con elementi brick, ma gli elementi sono disposti su due ordini. E la differenza di disporre elementi in due ordini è quella di caratterizzare in modo decisamente migliore il comportamento flessionale. In particolar modo riusciamo ad apprezzare in maniera più accurata i gradienti di tensione lungo l'asse verticale, quindi lungo l'asse che caratterizza lo spessore delle nostre piastre. Mentre nel caso in cui noi adottassimo una mesciatura con un solo elemento, noteremmo che questa caratterizzazione risulterebbe abbastanza grossolana e in certi momenti anche no, non corretta. Questo perché gli elementi brick rispetto allo shell tendono a irrigidire il modello stesso, e se non vi è la presenza di almeno due ordini di elementi, non riescono a dare la caratterizzazione flessionale. Nel modello invece shell non vi è un gradiente lungo l'asse verticale, perché in questo caso verticale, perché viene caratterizzata solo la massima tensione. Dunque, vi faccio vedere come operare per ottenere la mesciatura su due ordini con un impiego di risorse minimo. Ricostruiamo il nostro modello. Inseriamo delle dimensioni puramente di riferimento
lo ripetiamo per avere le tre piastre, i tre pannelli. Quindi siamo una spazzatura di 150, anche 300. Ok, e adesso costruiamo prima l'elemento di superficie. Se clicchiamo di destro possiamo sfruttare la selezione dei contorni, mentre per costruire gli altri due modelli utilizziamo banalmente una funzione di estrusione. Scusate, preseleziono prima lo schizzo e vado a caratterizzarmi rispetto al piano intermedio. Ancora una volta mi avvalgo dei contorni e vado poi in ultima analisi a dividere questa faccia, altrimenti non potrei prendere il vincolo sulla mezzeria. Questo è banale, per cui basta prendere un segmento e con le nostre funzioni definire una superficie, di divisione, una linea di divisione. Ok, anche se nascondo lo schizzo in questo momento, ottengo la linea di divisione che mi permetterà una mesciatura in grado, vi faccio vedere, in grado di ottenere l'elemento o bordo per il vincolo. Quindi mostro la mesh. Nei vincoli io posso selezionare questo bordo. Torniamo al nostro modello. Se effettuassimo la mesh in questo momento, il sistema tenderebbe a costruire un unico ordine di elementi, perché utilizzeremmo comunque un valore per la mesh tutto sommato abbastanza basso. Va intanto definito la mesciatura per gli elementi shell, quindi supponiamo di avere uno spessore di 10, mettiamo 10 mm di elemento. Quindi se facessimo altrettanto a livello di mesh per la parte solida, dovremmo mettere due ordini, quindi dovrei scegliere un infittimento molto, molto maggiore con 5. Questo comporta un enorme utilizzo di risorse, tutto sommato anche inutili. Possiamo vedere dal tempo che il sistema impiega. Quindi l'alternativa a questa operazione è quella di sfruttare, la cancello appunto, è quella di sfruttare la divisione dei corpi, per cui io posso tornare nel modello. Costruisco la geometria del solido che mi interessa, quindi con una nuova estrusione definisco rispetto a un piano intermedio il mio modello, e a questo punto vado a dividerlo, quindi con una funzione di splitting all'interno delle funzioni. Vado a dividere con il piano frontale, vado a dividere i miei elementi. Scelgo ovviamente solo gli ultimi due e in questo modo io ho ottenuto due corpi che sono comunque uniti e pertanto mi consentono di effettuare la mesh nel migliore dei modi. Quindi vado a generare la mesh. Non mi serve creare una mesh da 5, ma posso creare comunque una mesh da 10, quindi utilizzando molte meno risorse e tutto sommato penalizzando il rapporto d'aspetto solo del 50%. Diciamo che si possono utilizzare mesciature con rapporti d'aspetto fino a 5, rapporti 1 a 5 tranquillamente senza penalizzare le prestazioni e quindi i risultati. Quindi possiamo apprezzare l'elemento
su un solo ordine, mentre qui abbiamo gli elementi su due ordini e l'abbiamo fatto senza un grosso spreco di risorse, semplicemente suddividendo il pannello. Come sempre, spero di avervi dato informazioni utili e ancora una volta vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!